Benvenute e benvenuti a Voci di Lotta, donne e attivismo negli anni 70 in Italia. In questo podcast esploreremo il contesto degli anni 70 in Italia, soffermandoci sulle lotte delle donne e sull'attivismo femminile che hanno caratterizzato quell'epoca. A partire dal 68 e il fermento per il cambiamento politico, sociale e culturale che lo ha caratterizzato, ci addentreremo nel periodo della strategia della tensione, un momento cruciale per comprendere la storia dell'Italia, per poi concentrarci su diverse prospettive di lotta femminile. Attraverso interviste, testimonianze e analisi storiche, cercheremo di dare voce alle protagoniste di questo periodo straordinario e di comprendere l'impatto duraturo che il loro impegno ha avuto sulla società italiana e oltre. È necessario precisare che questo podcast si concentrerà principalmente sull'area industriale del Nord Italia, in particolare nelle aree di Torino e Milano. Ciononostante, proveremo a fornire un quadro panoramico generale, evidenziando gli elementi di continuità e scambio interregionale e internazionale che hanno rappresentato una delle principali novità nel panorama italiano post-68. Unisciti a noi mentre gettiamo uno sguardo approfondito su un capitolo cruciale della storia italiana, esplorando le storie, i trionfi e le sfide di sei donne che si sono spese in prima persona per le generazioni a venire. Questo è Voci di Lotta. Donne e attivismo negli anni 70 in Italia. Capitolo 3. Le lotte. Negli anni 70, nonostante il clima politico che inasprisce controlli e repressione, l'Italia è teatro di un'epoca di fervente attivismo femminista. Un periodo straordinario in cui le donne italiane sperimentano diverse strade per lottare per i loro diritti e per una radicale trasformazione della società. Un capitolo cruciale nel quale i movimenti femministi portano avanti una serie di rivendicazioni fondamentali per sfidare le norme patriarcali profondamente radicate nella società. Si affrontano i temi dei diritti riproduttivi, della parità salariale, dell'assistenza alla maternità, del riconoscimento dell'oppressione di genere, della partecipazione politica, dell'educazione alla salute delle donne, solo per citarne alcune. Queste rivendicazioni rappresentano un punto di svolta nella lotta per i diritti in Italia. In questo capitolo ne approfondiremo alcune grazie alle testimonianze delle donne che hanno contribuito a cambiare il loro contesto. Vicky Franzinetti, militante femminista e del movimento Lotta Continua, ci aiuta a fare il punto delle conquiste delle donne. La contraccezione ha cambiato moltissime cose, perché poi uno sottovaluta, forse, io ritengo di aver sottovalutato allora l'impatto di alcune cose rispetto ad altre. La contraccezione in generale e l'aborto hanno cambiato, perché hanno cambiato di più di quanto io non pensassi le leggi, che però sono state anche il risultato delle lotte. Legge divorzio 70, referendum sul divorzio 74, quando Andreotti diceva le vostre mogli fuggiranno con le vostre domestiche, la contraccezione è permessa, alcuni tipi di contraccezione nel 71, il 10 marzo, l'aborto è il 78, la legge di parità è il 77, pari opportunità 2009. E 2004, diritto di famiglia 75, violenza sessuale 96, queste sono le tappe. E il diritto di famiglia del 75 è il più grosso spostamento di reddito di genere che ci sia mai stato in Italia, perché precedentemente le vedove, noi viviamo di più e di solito le donne sposavano e sposano uomini più vecchi e quindi li seppelliamo tutti. Ma questo cosa vuol dire? Che le donne avrebbero dovuto ereditare, invece avevano l'usufrutto e i figli ereditavano. Nel momento in cui passa il diritto di famiglia, intanto anche le donne che non sono sul mercato del lavoro attivamente posseggono metà della casa. Stai scherzando? Cioè, come te ne andavi via quando non avevi nulla? Non era mica possibile. E quindi è uno spostamento di reddito, perché tutto ciò che viene ottenuto dopo il matrimonio è,
in comunione di beni, a meno che non sia specificato che è in separazione di beni. E quindi questo è uno spostamento enorme, lo dobbiamo a quelle del PCI e delle socialiste, cioè alle donne della generazione prima della mia. È un debito enorme, perché... E poi non c'è più la patria potestà. Cioè, quando, se chiedete alle vostre madri o padri, quando firmavano le assenze, dovevano firmare sotto un foglio che diceva a scuola: firma chi detiene la patria potestà o chi ne fa le veci. Questo voleva dire che all'inizio dell'anno il padre marito era andato alla scuola e aveva detto: questa persona può fare le mie veci. E perché le donne non avevano tutela sui figli. Potevano farlo invece, non invece, ma invece. E poi perdevano cognome, questo poi è successo anche dopo, il cambiamento è stato successivo, ma la strada l'ha aperta il nuovo diritto di famiglia, questo non c'è dubbio, perché il marito aveva più potere. È stata una grossa perdita di potere per gli uomini, secondo me non se ne sono resi conto subito. Una grossa trasformazione è rappresentata in quegli anni dall'apertura dei primi asili nido, delle strutture educative oltre che assistenziali, come era stato l'ex ONMI, che hanno permesso alle donne madri di svincolarsi progressivamente dalla cura degli infanti. Ma anche questo passaggio non è stato privo di conflitti, come racconta Enrica Banchelli. Questo è stato appunto un periodo in cui eravamo sempre sotto personale, no? E a volte si chiedeva ai genitori di venire a prendere prima, perché... Chi faceva la chiusura, se veniva un pochino prima, riuscivi a gestire il pranzo, il cambio, il sonno, insomma, piccolini. E allora abbiamo chiesto per un po' di volte ai genitori, alla fine abbiamo fatto una riunione e abbiamo detto: qua ragazzi, non ce la facciamo, perché non, a noi spiace chiedervi di venire a prenderli prima. Dall'alto ci fucilano, perché ogni volta già assolutamente non si può, però dico, qua eravamo proprio messi un po' male in quel periodo lì. E allora anche i genitori dice: cosa facciamo, cosa non facciamo? Dico, idea, dice, proviamo ad andare su e occupiamo l'ufficio, vediamo se magari con questa azione, nostra azione, ci dà uno spunto per trovare fare queste graduatorie di supplenze, insomma, qualcosa del genere, no? E quindi niente, ci siamo messi d'accordo con i genitori, ci siamo messi d'accordo chi portava i bambini, chi poteva portava, veniva con noi a portare i bambini. Noi abbiamo sulle macchine 500 grigia, abbiamo messo sul cambio qualche giochino, eccetera eccetera. La nostra collega, che siamo ancora adesso molto amiche, una commessa, ed era molto brava a fare foto, ha preso un rullino in bianco e nero per fare in modo da, dice, così almeno lo diamo ai giornali. e quindi siamo partiti, siamo arrivati su, niente, non ci aspettavano chiaramente, perché siamo arrivati là in massa con tutti i bambini, e abbiamo occupato l'ufficio perché abbiamo detto: noi non ce la facciamo più, vi diamo un assaggio di quello che facciamo durante la giornata. E allora siamo messi lì, abbiamo cambiato i bambini, andiamo a mangiare, sono arrivati appunto alla cuoca con le termiche per dare da mangiare ai bambini, e loro erano molto così, non sapevano più cosa fare, anche loro, che dice, adesso che famo. Poi è arrivato il dirigente, eccetera eccetera, e ha promesso lì davanti ai genitori che ci avrebbero mandato delle supplenti, cosa che poi finalmente è avvenuto. Da lì siamo passati con questa legge a considerare il nido come un sostegno per le famiglie, ma a livello anche più profondo, no? Ha significato che finalmente le donne potessero trovare un luogo in cui lasciare i loro bambini in modo tranquillo e sereno. Un ambiente pensato per loro, per le mamme e per i bambini. Parlo di mamme perché più che altro, quando mi porti un bambino, un lattante piccolino, arriva la mamma, non ce n'è. Ma non tutte le donne vogliono essere madri.
Negli anni 70 i diritti riproduttivi delle donne vengono messi a tema dai movimenti femministi, che promuovono un sostegno a 360 gradi alle donne che, per diversi motivi, non hanno la possibilità o la volontà di portare a termine una gravidanza. Trigger warning. Nella prossima testimonianza si parla in modo esplicito di aborto. Se pensi che possa urtare la tua sensibilità, puoi andare avanti di 3 minuti e mezzo. Dunque, io avevo fatto un aborto illegale, ho detto mai più io, ma mai più neanche le altre, eccetera. E abbiamo, con delle altre, iniziato a pensare, in diverse città è successo più o meno allo stesso tempo, infatti poi abbiamo fatto una rete. La rete era Torino, Milano, ma c'erano tantissime città, Torino, Milano, Roma, Venezia, Bologna, cioè c'era, e ogni tanto tra l'altro ci incontravamo. Abbiamo pensato di mettere su dei consultori, cioè dei centri per la salute della donna, la salute riproduttiva della donna, quindi contraccezione, quindi queste cose qua, e aborti. Noi usavamo dei ginecologi per fare le visite e poi gli aborti, ovviamente loro non li facevano, e le facevamo un gruppo di noi oppure mandavamo donne in Gran Bretagna o in Olanda, inizialmente Gran Bretagna e Olanda, poi solo la Gran Bretagna perché le cliniche ci diedero delle condizioni migliori, perché per loro era un affare. Quello che facevamo è che quelle che potevano andare andavano e quelle che non potevano andare, perché per esempio non avevano un passaporto, perché ci voleva il passaporto, molte donne non avevano il passaporto. Oppure per altri motivi avevano figli piccoli eccetera, e lo facevano a Torino, se potevano davano dei soldi che veniva messi in una cassa per queste altre. I consultori vagliavano, diciamo, le donne e poi quelle che non potevano andare via erano portate poi al gruppo nostro, che si chiamava gruppo di intervento, e facevamo gli aborti, li facevamo di solito a casa di una di queste. A volte le donne le facevano di nascosto. Tenete presente che non c'era la contraccezione, cioè il numero di gravidanze non desiderate era altissimo. Facevi l'intervento, loro venivano viste poi la settimana dopo dal ginecologo. Io avevo imparato dal MLAC in Francia, c'erano in Francia due organizzazioni che si chiamavano MLAC e Choisir. E Choisir è la parte più legale, diciamo, che si occupava di diritti, di far cause, eccetera. E il MLAC invece faceva gli interventi, li hanno insegnati col Karman, facevamo con una pompa da bicicletta rovesciata, non è una cosa difficile. Io ho avuto la fortuna, perché secondo me c'è anche un elemento di fortuna, di capacità ma anche di fortuna, che non ho mai avuto un caso che sia andato male in tutti quegli anni, ma è anche fortuna. L'impegno nostro era che a quel punto, se fosse andata male, si portava in ospedale e si andava in galera, perché era così. Era così. Però lo facciamo solo fino a 8 settimane, non andavamo oltre, dovevano andare in ospedale e quindi in cliniche, diciamo, in Gran Bretagna. Quello che di cui più sono contenta è che nessuna delle donne a cui ho fatto aborti sia mai stata ospedalizzata o così, non perché non l'abbiamo portata, perché non ce n'era bisogno. Io mi ricordo che facevano il martedì fino al venerdì, che c'era tutto ok, che avevano preso l'antibiotico, che non avevano la febbre, eccetera. Io ero così dal martedì al venerdì. Loro pure, penso. L'intersezione tra questione lavorativa e questione femminile diventa dirimente. Anche all'interno del mondo sindacale, la presenza femminile diventa scomoda e portatrice di nuove istanze, come testimoniano Carmela Restelli e Barbara Di Tommaso. C'è una cosa che poi non sono mai riuscita a capire. I maschietti del meccanografico, io ero l'unica donna che lavorava sulle macchine, non sulle macchinette, ma sulle macchine, facevo l'operatrice, facevo anche quella che faceva i programmi, insomma, mi gestivo un po' di cose, no? Però gli ometti che volevano far carriera facevano sì la tessera sindacale perché gli rompevo le balle, ma non mi sostenevano come avrebbero dovuto essere, sempre perché loro
c'era la carriera, c'era, per loro c'era, poi qualcuno aveva fatto famiglia, tutto, insomma, diciamo che io ho sempre avuto la mia idea e tutto il resto, però non è che poi loro durante gli anni sostenevano, no? C'è stato il sentirsi anche un po' soli inizialmente, perché l'adesione al modello ideologico maschile gruppettaro era fortissima, quindi c'era un senso anche un po' di esclusione. L'uso dello strumento sindacale per aprire la porta alla presa di coscienza femminile è stata una svolta molto importante. In questo contesto è importante l'esperienza di sindacato donna a Torino, in cui sindacati precedentemente divisi iniziano a collaborare e aprire la strada per l'attivismo femminista all'interno dei sindacati. Un gruppo di noi fondò Sindacato Donna. E Sindacato Donna era CGL CISL UIL. Questo è voluto dire avere gli strumenti dei sindacati a disposizione, che non era poco. E avere le 150 ore. Nei contratti di lavoro fu incorporato, ed esiste ancora per molti contratti di lavoro, il fatto che per studiare, inizialmente per arrivare a quella che era diventata l'obbligo, cioè la terza media, i lavoratori e le lavoratrici potessero avere 150 ore retribuite e 150 ore non retribuite, cioè un totale di 300 ore l'anno per arrivare alla fine delle medie. Le donne del sindacato, quindi dei tre sindacati confederali e quindi a Torino di sindacato donna, iniziarono a proporre dei corsi sulla salute della donna. Con 1500 donne l'anno, circa 2000, certi anni, prima salute in generale, salute ginecologica e poi salute psichiatrica. Mi ricordo aver insegnato autovisita su una cattedra, non mi ricordo più in che aula magna, con 150 donne della Solex lì davanti, ma tutte volevano sapere perché nessuna si guardava, per esempio. Cioè, mentre gli uomini, scusate, voi uomini presenti, ma hanno un organo esterno per cui sanno esattamente come è fatto, una donna o prende uno specchio con uno speculum e c'ha un'amica che glielo tiene, o non sa come è fatta dentro, non sa per esempio dove finisce l'utero. Per cui pensa che l'utero grosso modo metti sia all'altezza dell'ombelico, mentre è all'altezza del pube, perché c'è una terza dimensione, non è così, non è piatto come in un'immagine. Hai dolori mestruali e non sai che cosa te li provocano. E quindi fu un'esperienza straordinaria quella, perché arrivavano con permessi di 150 ore queste donne dalle fabbriche e dagli uffici. E fu molto torinese, perché in quasi tutte le altre città i movimenti sindacali e i movimenti femministi rimanevano separati, mentre a Torino ci fu questa mescolanza che passò in parte per i consultori, cioè nel coordinamento dei consultori erano venute delle donne che erano anche molto attive nel sindacato, e mano a mano questa cosa si è andata formando, non è che qualcuno si è messa a tavolino e ci ha pensato. Adesso io non mi ricordo più chi ha detto, ma perché non usiamo le 150 ore, però è successo. Sono gli anni in cui si ottiene una maggiore consapevolezza che passa anche dalla conoscenza del proprio corpo. Ma di cosa si parla quando ci si riferisce a questa presa di coscienza e al bisogno di spazi di confronto specificamente dedicati alle donne? Approfondiamolo insieme nel prossimo capitolo. Questo podcast è prodotto nell'ambito del progetto Prospettive Femminili sulle transizioni democratiche degli anni 70, 80 e 90. Il progetto è cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia quelli dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea o dell'European Education and Culture Executive Agency. Né l'Unione Europea né l'autorità concedente possono essere ritenuti responsabili per essi.